invece del capitolo funzioni. Allora, la prima ora vedremo il teorema di esistenza degli zeri. Teorema di esistenza degli zeri. Cosa dice il teorema di esistenza degli zeri? Dice una cosa sostanzialmente ovvia dal punto di vista intuitivo. Dice sia AB un intervallo, AB un intervallo, e sia F da AB in R continua. Poi cosa dice? Supponiamo, questa è l'ipotesi essenziale, che F di A per F di B sia minore stretto di 0. Cosa vuol dire minore stretto di 0? Vuol dire che F di A e F di B hanno segno opposto, quindi uno positivo e uno negativo, cioè F di A e F di B hanno segno opposto. Allora, tesi, esiste almeno un punto C appartenente all'intervallo AB aperto, mentre all'inizio eravamo sul chiuso, tale che, ve lo immaginate anche voi, F di C uguale a 0. Quindi una funzione che passa da un valore negativo a un valore positivo, o viceversa, se è continua, transita per 0. Questo è il teorema. Bene, qualche osservazione. Il punto C è obbligato a essere unico? Il punto C non è detta che non è obbligato a essere unico. Obbligato ad essere unico. Oh, se devo fare il disegno, qual è? Disegno. Diciamo, qui c'è A, qui c'è B, la funzione assume valore di segno opposto in A e B, quindi diciamo che in A è negativa e in B è positiva, allora c'è almeno un transito dallo 0. Non è unico perché, che ne so, in questo caso qua ce ne sono addirittura 3. Questi sono 3 possibili valori di C. Possono essere anche infiniti? Sì. Si fa un intero intervallo, oppure delle oscillazioni più perverse, però possono anche essere infiniti. Possono anche essere infiniti. Vi dico due parole sulla dimostrazione. Non sarà una dimostrazione completissima, però abbastanza. Ed è questa qua. Intanto ci sarebbero due casi, quello in cui f di a è negativo e f di b è positivo o viceversa. Capite che c'è una simmetria tra i due casi, basta considerare meno f e la situazione si inverte. Quindi possiamo sempre supporre che sia f di a minore di 0 e f di b maggiore di 0. Altrimenti cambio f di x con meno f di x. Forse questo è tutto giusto, però voglio farvi un'altra osservazione. È essenziale che la funzione sia continua in questo discorso? Questa è una cosa sostanzialmente ovvia, però vale la pena dirla. Cioè, in questo teorema è essenziale che la funzione sia continua? Sì, perché sennò si può fare dei salti, se ne sta un po' sotto, poi salta, va sopra, però osserviamolo. Osservazione, inoltre, quindi questa è osservazione 1, osservazione 2,
osservazione 2, è essenziale che f di x sia continua. Cioè, se può saltare, il teorema non è più vero. Vabbè, il disegno è semplicissimo, però è un'osservazione che tanto vale fare. Qui c'è A, qui c'è B. In questo punto è negativa, in questo punto è positiva. Se non è continua, che ne so, prima fa un po' così e poi così. Salta, quindi non transita da zero, passa da sotto a sopra senza transitare. Nel punto qui potete definirla, ad esempio, come il valore basso, il valore alto, non cambia niente. L'importante è che non c'è transito. Non c'è transito perché non c'è continuità. Basta che non ci sia continuità in un punto, in quel punto lì succede tutto quello che dovrebbe succedere, e fine. Quindi è essenziale che ci sia la continuità. Questo vuol dire che nella dimostrazione dovremo usare la continuità. Allora, come si definisce, come possiamo definire il punto C? Allora, siamo sui numeri reali, quindi prima o poi dovremo usare essenzialmente le proprietà di numeri reali. Proprietà di numeri reali, vi ricordate, c'era quell'ultima proprietà in fondo che li distingueva dai razionali, che volendo era la somma di continuità, che volendo erano sup e inf. Quindi, pongo C uguale inf di che cosa? Prendo tutti gli x appartenenti ad AB, tali che f di x è maggiore o uguale di 0. Questo qui è mondo x o mondo y, visto per tornare alle vecchie buone abitudini. Gli inf degli x appartenenti ad AB, tali che f di x è maggiore o uguale di 0. Mondo? Mondo X, no? Ormai siamo a quasi fine corso, quindi almeno come periodo dell'anno sarebbe così, però questa è f di x. Cosa dice questa? Prendi gli x appartenenti all'intervallo AB, quindi più mondo x di quello, sono gli x appartenenti all'intervallo AB, tali che la funzione f di x è maggiore o uguale di 0. Quindi quali sono? Questo tratto qua e questo tratto qua. Quindi il loro inf qual è? Il loro inf è questo punto C qua. Quello è un candidato a essere un punto in cui la funzione si annulla. Ora dico che f di C è uguale a 0. Lo dimostro per assurdo. Lo dimostro per assurdo. Allora, se non è uguale a 0, vuol dire che o è minore stretto o è maggiore stretto. Supponiamo che sia maggiore stretto. Supponiamo che sia f di c maggiore di 0. Per dimostrare che è 0, faccio vedere che non può essere maggiore e non può essere minore. Supponiamo che sia maggiore, allora cosa succede? Cercate di capire il disegno. Se capite il disegno, avete capito la dimostrazione. Qui c'è A, qui c'è B, qui c'è un certo C, e supponiamo che in C sia maggiore di 0. Allora cosa succede? Per continuità la funzione si mantiene maggiore di 0 anche un po' prima di C. Allora per continuità f di x è maggiore di 0 anche un po' prima di C.
il solito discorso, una cosa che tende a 18 vicino al punto è maggiore di 17, quindi una cosa che tende a un numero positivo vicino al punto si mantiene positiva. E questo perché è un assurdo? Perché allora C non è l'inf degli x in cui la funzione è positiva. Ma allora C non è l'inf, non è l'inf degli x in cui f è maggiore o uguale di 0. Quindi questo primo caso è assurdo. Supponiamo ora che sia negativa. Supponiamo ora che sia f di c minore di 0. Allora, per continuità, cosa succede? Facciamo un secondo disegno. Qui c'è A, qui c'è B, qui c'è C, supponiamo che sia negativa. Allora, cosa potete dire? Rimane negativa anche un po' dopo, ora è importante dopo. Allora, per continuità, f di x resta negativa, negativa anche un po' dopo c. E questo perché è assurdo? Perché io avevo detto che c era l'inf di quelli dei punti in cui era positiva. Quindi vuol dire che a destra di C c'erano dei punti. Questo è assurdo. Perché se C è l'inf, allora ci sono punti in cui f di x è maggiore o uguale a 0, vicini quanto voglio a c, vicini quanto voglio a c. Questo è il dettaglio un po' più difficile della dimostrazione. Dovete ricordarvi quella caratterizzazione dell'inf con gli epsilon. Cosa succedeva? Se io prendevo c, poi prendevo c più epsilon, qui in mezzo deve cascare un punto, qui deve cascare un punto con f di x maggiore o uguale di 0, il che non è possibile, perché vicino abbiamo detto che la funzione è negativa. Quindi questa è la dimostrazione. Una piccola osservazione, questa è una dimostrazione basata sull'inf. Se io volevo fare una dimostrazione basata sul sup, cosa potevo scrivere? C'è un altro modo di definire il punto C senza usare inf ma usando sup. Cosa sarebbe venuto? Osservazione. Potevo definire il punto C. Potevo definire il punto C come sup degli x appartenenti ad AB, tali che f di x minore o uguale di 0. Veniva lo stesso c? Domanda? Imparate a familiarizzare con queste cose, mondo x, mondo y. Qui è così, qui è così. Se la funzione è così, questo insieme qui che cos'è? È l'insieme degli x in cui la funzione è negativa, quindi sono questi e questi. Quindi quale veniva questo c in questo caso? Il sup di questi, quindi questo qua.
che non era lo stesso di prima, prima quell'inf veniva questo qua, vabbè, non cambia niente, era comunque un punto in cui la funzione si annullava. Va bene. Variante 1. Chiamiamolo corollario, dai. Corollario 1. Sia f dall'intervallo AB in R una funzione continua. Sia lambda un numero reale. Supponiamo che f di a minore di lambda e f di b maggiore di lambda. Allora, tesi, esiste un punto C nell'intervallo AB aperto tale che f di C uguale a lambda. Quindi se parte sotto lambda e arriva sopra lambda c'è un transito in mezzo. È lo stesso enunciato, semplicemente traslato verticalmente. Ora com'è la situazione? O io per qualche motivo misterioso faccio A e B, li faccio tutti i contenuti nel semiasse positivo, ma non c'è ragione, è un intervallo qualunque. Adesso c'è un valore lambda, che disegno anche lui positivo, ma non c'è ragione. Questo lambda potrebbe essere negativo pure. Sappiamo che nel punto A la funzione sta sotto lambda, sappiamo che nel punto B la funzione sta sopra lambda, e allora c'è almeno un transito, questo è quello che dice. Questo qui è il punto C. Quindi se parte sotto lambda e arriva sopra lambda, allora transita per il valore C. Questo si chiama teorema di esistenza di valori intermedi, questo corollario 1, teorema di esistenza dei valori intermedi. La dimostrazione fa ridere. Basta applicare il teorema precedente alla funzione f di x meno lambda, traslo tutto giù, basta applicare l'esistenza degli zeri, l'esistenza degli zeri alla funzione f di x, alla funzione g di x uguale f di x meno lambda. Funzione g in a è negativa, in b è positiva, c'è un punto in mezzo in cui si annulla, quindi f uguale a lambda. Facciamo degli esempi. Esempio 1. Esempio 1. Dimostrare che l'equazione seno di x più logaritmo di x uguale a 0 ha almeno una soluzione reale. Uguale a 10, dai. Seno di x più logaritmo di x uguale a 10 ha almeno una soluzione reale. Come si fa a fare una cosa di questo tipo qua? Basta trovare un intervallo AB tale che la funzione assuma valore di segno diverso agli estremi, perché a quel punto c'è un punto in mezzo in cui si annulla. Quindi basta trovare un intervallo, trovare un intervallo AB ai cui estremi la funzione
assume valori di assume valori minore di 10 e maggiore di 10. Quale funzione? Ovviamente f di x è uguale a seno di x più logaritmo di x. Benissimo, cosa facciamo? Prendo, che ne so, a uguale a 1, che cos'ho? F di 1 è uguale a seno di 1 e seno di 1 è minore di 10. Ci siete? Adesso chi prendo come B? Voglio che questa funzione valga più di 10. Quindi ditemi un valore in cui la funzione vale più di 10. E alla 100. Allora f di e alla 100 è uguale a seno di e alla 100 più logaritmo di e alla 100. Quanto è il logaritmo di e alla 100? Uguale a seno di qualcosa più 100. E ci siete che questo è più grande di 10? Quindi nel frattempo c'è una soluzione. Quindi nell'intervallo1 e alla 100 c'è almeno una soluzione. Almeno una soluzione. Vi faccio subito l'esempio un po' meno ovvio. Facciamo subito. Consideriamo questa funzione. Vi faccio questo esempio perché è quello che vuole un po' spiegare quello che vi ho detto all'inizio, è un altro punto di vista rispetto a quello che forse avete in mente voi dal passato. Quindi consideriamo f di x uguale x alla settima più coseno di x più 13 logaritmo di 5 più x quadro. Domanda: f di x è surgettiva? Questo è il vero cambio di punto di vista. E voi magari, io spero che tutti abbiate capito cos'è la soggettività. Soggettività graficamente come si vede? Intersecando con le parallele all'asse x ci deve essere sempre almeno una soluzione. Allora voi dite studio la funzione, faccio il mio schemino di studio di funzione e rispondo. No. La risposta a questa domanda? Sì. Questa funzione è soggettiva. Perché? Certo. Cioè, se avete capito, la risposta a questa domanda la date immediatamente. Allora, cosa vuol dire dimostrare che è soggettiva? Per dimostrare che è soggettiva? Devo dimostrare che f di x uguale a lambda, vedete che entrano in gioco le equazioni, f di x uguale a lambda ha soluzioni per ogni lambda appartenente ad R. Allora adesso perché questa equazione ha soluzioni per ogni lambda appartenente ad R? Voi dite. Capite che è ora di applicare il teorema di esistenza dei valori intermedi. Basta trovare un intervallo in cui in un estremo vale meno di lambda e in un estremo vale più di lambda. Ma chi la fa la fatica di trovare l'intervallo? Osserviamo ora che
che f di x è continua dove? Ci sono problemi burocratici di qualche tipo? No, perché il logaritmo 5 più x quadro è sempre più grosso di 5, quindi il logaritmo di roba negativa non ci sarà. Il resto è tutto tranquillo e continua in tutto R. C'era il famoso megateorema che diceva che ogni funzione costruita usando le funzioni elementari senza problemi burocratici è continua. Inoltre, le due cose fondamentali, quanto fa il limite per x che tende a più infinito di f di x? Più infinito e limite per x che tende a meno infinito di f di x fa meno infinito. Ci siete? Questo qui è un po' meno ovvio il secondo, perché quando x tende a meno infinito, questo tende a meno infinito, questo tende a più infinito. Però cosa si fa? Si raccoglie l'x alla 7, insomma, i limiti non avete problemi, prendetevela con chi vi ha fatto i limiti. Allora, bastano queste tre informazioni per concludere la soggettività. Queste tre informazioni da sole implicano la soggettività. Perché? Queste tre informazioni implicano la soggettività. Perché? Prendo un lambda infatti, fisso lambda. Perché esiste un punto in cui la funzione vale meno di lambda? Perché la funzione tende a meno infinito. Ci siete? Poiché f di x tende a meno infinito per x che tende a meno infinito, esiste un punto A in cui f di A è minore di lambda. C'è un punto A in cui la funzione vale minore di lambda. Questo perché tende a meno infinito. Quindi, anzi, definitivamente sui negativi se ne starà sotto questo valore lambda. Perché esiste un punto B in cui vale di più? Perché tende a più infinito. Ma perché il punto B è dopo? Il punto B potrebbe essere prima di A. Ma è definitivamente sui positivi che vale più di lambda, quindi ne posso trovare grandi quanto voglio. Poiché f di x tende a più infinito per x che tende a più infinito, esiste un punto B maggiore di A in cui f di B è maggiore di lambda. Qui mettiamo il commento, infatti f di B è maggiore di lambda per ogni x maggiore o uguale di un certo k. Vi ricordate la definizione di limite? Diceva che fissata comunque una barriera, lambda, la funzione supera la barriera lambda definitivamente, però questo è f di x. F di x è maggiore di lambda per ogni x maggiore di un certo k. Quindi esiste un punto B in cui la funzione supera lambda. Quindi in mezzo, quindi per forza, quindi per il teorema di esistenza dei valori intermedi, esiste un x appartenente ad AB, tale che, boh, prima l'abbiamo chiamato C, chiamiamolo C,
esiste un C appartenente ad AB, tale che F di C è uguale a lambda. Quindi alla fine chi l'ha fatta la fatica di trovare l'intervallo AB? L'ha fatta la definizione di limite. Giusto? Quindi basta la definizione di limite. Insomma, quindi l'esistenza dell'intervallo AB su cui applicare il teorema è data dalla definizione di limite. Definizione di limite. Altro esempio. Beh, visto che ci siamo, dimostrare l'equazione, quella di prima, che cos'era? Seno di x più logaritmo di x, prima era uguale a 10, ma adesso uguale a 0, ha almeno una soluzione reale. Almeno una soluzione reale. Come si fa? Considero f di x uguale seno di x più logaritmo di x. Questa dov'è continua? Da 0 in poi. Questa è continua. Continua in 0 più infinito. Poi cosa guardiamo di questa funzione? Sì. Quali? Inoltre, due limiti guardiamo. Il limite per x che tende più infinito di f di x, quanto fa? Più infinito. E il limite, quale faccio? Per x che tende 0 più df di x, quanto è? Meno infinito per colpa di questo logaritmo. Sarebbe 0 più meno infinito che fa meno infinito. Queste informazioni da sole bastano a dire che cosa? Che uguale a 0 c'è una soluzione, non solo, bastano per dire molto di più. Che F rappresentiamo queste due informazioni, è continua, vabbè, questo di solito sarà abbastanza gratis negli esempi, la continuità, a più infinito tende a più infinito, a 0 più tende a meno infinito. Queste qui bastano dire, certamente bastano per dire che transita da 0, ma non solo, bastano per dire che transita da qualunque numero, quindi è soggettiva. No, adesso noi non sappiamo quante volte transita, può transitare tantissime volte, però di sicuro transita da 0. Questo basta, queste informazioni bastano per concludere che f di x è surgettiva. Quindi, f di x uguale a lambda ha soluzioni per ogni x appartenente a lambda, per ogni lambda reale. E il discorso qual è? Sempre lo solito, facciamolo con 0. Come faccio a trovare un punto in cui la funzione vale meno di 0? E ho tende a meno infinito, quindi a un certo punto varrà meno di 0. Come faccio a trovare un punto in cui vale positivo? Tende a più infinito, quindi da un certo punto in poi vale positivo. E come lo faccio con 0? Questo lo faccio con ogni livello. Quindi se io voglio dimostrare che una funzione di questo tipo è surgettiva, cosa devo guardare alla fine? Questa
questo è quello che deve rimanere, basta guardare sostanzialmente i limiti agli estremi della zona di definizione ed è tutto sistemato. Adesso facciamo un esempio leggermente diverso, ma è la stessa cosa, esempio 4. Dimostrare che l'equazione cosa facciamo? Logaritmo di 1 più x quadro meno cos x uguale a 0, io vi dico che questa ha almeno due soluzioni. Perché ha almeno due soluzioni? Mi raccomando, se voi partite col vostro solito studio di funzione, col vostro schemino, faccio la derivata prima, seconda, non vi viene niente, perché non viene niente. A un certo punto vi trovereste a dire determinare gli zeri della funzione e non si riesce. E quindi è finito lì il vostro schemino. Però se si tratta di dimostrare che ha almeno due soluzioni, si fa senza fare fatica. Cosa dite? Cosa osservate? Allora, le cose importanti quali sono? Fatti importanti. Questa è continua dove? Su tutto R. È continua in tutto R. Poi ci arriveremo. Poi dobbiamo dimostrare, intanto dimostriamo che c'è una soluzione. F di 0 quanto vale? Meno 1. Questa cosa è importante. F di 0 vale meno 1. Quindi abbiamo trovato un punto in cui è negativa. Adesso perché c'è un punto in cui vale positiva? Ad esempio perché il limite tende più infinito. Quindi il limite, terza osservazione, il limite per x che tende a più infinito di f di x uguale a più infinito. Queste tre osservazioni cosa ci dicono? Ci dicono che c'è almeno una soluzione positiva. Quindi ora sappiamo che esiste almeno una soluzione chiamiamola C dove maggiore di 0. Giusto, non sappiamo com'è fatta, ma qui c'è almeno una soluzione. Potrebbe essercene una sola. Come faccio ora per dimostrare che ce n'è un'altra? Allora, ci sono due modi per dimostrare che c'è almeno un'altra radice. Per dimostrare che esiste almeno una soluzione, esiste almeno una soluzione C minore di 0, ci sono due modi. Primo modo, fare il limite a meno infinito, calcolare il limite per x che tende a meno infinito di f di x, questo quanto fa? Più infinito, per colpa del logaritmo, quindi anche qui tende a più infinito, quindi qui c'è un'intersezione. Questo è il primo modo. Secondo modo, più astuto, diciamo primo modo più stabile, perché usiamo le stesse cose, vale in un contesto molto generale. Il secondo modo che invece vale in questo esempio qua, come mi diceva qualcuno dall'inizio,
osservare che f di x è pari. Quindi se f di c uguale a 0, con un c positivo, anche f di meno c è uguale a 0. Quindi sapere che una funzione è pari raddoppia immediatamente tutte le soluzioni. Osservare che f di x è pari. Quindi, se f di c è uguale a 0, allora f di meno c è uguale a f di c è uguale a 0. Quindi se c'è una radice positiva, c'è una radice negativa corrispondente. Ultimo esempio, che è un fatto generale in realtà, esempio 5. Cosa possiamo dire di un polinomio di grado dispari? I polinomi di grado dispari hanno tutti una proprietà notevole. Diciamo sia P di x un polinomio di grado dispari. Allora P di x, visto come funzione da R in R, visto come funzione da R in R, com'è? È sempre surgettiva. I polinomi dispari sono tutte funzioni surgettive. È di sicuro surgettivo. Perché è di sicuro surgettivo? Perché il limite a più infinito e il limite a meno infinito hanno segno, sono uno più infinito e uno meno infinito. Infatti, i limiti a più o meno infinito sono più o meno infinito con segno opposto, diciamo. Cioè sono, fatemelo dire meglio, sono uno più infinito e l'altro meno infinito. Non è detta che sia più infinito o quello più infinito, dipende dal coefficiente. Occhio, se prendete P di x uguale meno 3x alla 7 più x alla quarta più 2, allora il limite a più infinito di P di x è uguale a meno infinito e il limite per x a meno infinito di P di x uguale a più infinito. Però se uno fa più infinito, l'altro fa meno infinito e viceversa. E questo fatto da solo basta per dire che sono surgettivi. Sono per forza iniettivi? Assolutamente no. Non è detta che siano iniettivi. Non è detto che P di x sia iniettivo. Esempio? Ad esempio, P di x uguale x al cubo meno x, questo è di grado dispari, perché non è iniettivo? Dove si annulla? Si annulla per x uguale a 0, 1, meno 1. Quindi questo qui di sicuro non è iniettivo. Come è fatto il grafico di questo? Si annulla in 0, 1, meno 1. È una cosa di questo tipo qua. Questo qui è x al cubo meno x. Però vedete che è surgettivo. Quindi tutte le rette hanno almeno un'intersezione, però ci sono delle rette che hanno più di un'intersezione, ad esempio la retta 0, quindi non è iniettivo. Va bene.